Ok, ci risiamo, siamo sulla exit per proseguire un pochettino. Vi dico subito che ho in mente di fare una live su questa serie. E faremo quello in live. Non so se vi piace come idea, ma potrebbe essere così. Voglio togliere le nuvole. Penso sia un'idea abbastanza carina. Dobbiamo andare a prendere ancora però le cose nell'altro rifugio. Perché sì, utilizzeremo questa come base temporanea. Quindi sì, questo sarà un episodio abbastanza tranquillo. Cosa ci fa uno scheletro qua? Da dove è arrivato? Vabbè, poco importa. Quindi comunque fatemi sapere cosa ne pensate di fare un episodio in live e fare quel dungeon. Penso sia un'idea abbastanza carina, anche perché è gigantesco, cioè. O faccio un video lunghissimo oppure lo facciamo in live, così anche per variare un pochettino. Anche se questa serie sì, sarà sempre principalmente basata su video. Allora, guardiamo un attimino la mappa. La nostra baracca dovrebbe essere in questa direzione. Stiamo a riprenderci le cose e utilizziamo quella come casa, appunto, meno momentanea. La torre lì. Che brutto però non sprintare con control. Bisogna sempre per forza premere due volte W. In combattimento è un po' scomodo, devo dire. Sfruttiamo per bene gli zaini. Mi avete anche consigliato di fare tipo uno zaino per i minerali, un zaino per le armi, cose del genere. Per ora mantengo un po' il disordine classico. Però mi sa che faremo così. Sicuramente con le ceste e anche con gli zaini, però. Adesso dobbiamo solo raccogliere le cose e portarle là. Mi piacerebbe provare anche a utilizzare questo. Serve 3 gunpowder per utilizzarlo. Mi sa che forse l'abbiamo anche. Sì, ne abbiamo. E serve per fare tipo dei tunnel, comunque di scavare in modo semplice. Proviamolo subito, giusto per curiosità. Non l'ho mai usato, eh. Proviamo. Ok. Molto utile. In effetti. Ah, è tipo i minerali li lascia così. In modo tale da poterli raccogliere tranquillamente. Interessante questa cosa. Ah giusto, quasi dimenticavo, ho scaricato anche delle texture pack, mi ero dimenticato anche di metterle. E come mi avete consigliato appunto, ne ho scaricate due. Non so quale sia la migliore sinceramente, questo me lo direte voi. Faccio vedere un pochettino com'è questa qui, non sembra essere malvagia, eh. Anche la spada, cavolo, è tutto migliorato. Qua i minerali anche, anche qua il castello. È una 32 per, mi sembra. Oppure vediamo l'altra, sarebbe questa. Ok, questo non sembra malaccio, a parte che non è che cambia molto, sinceramente. Cioè, questi blocchi sono standard. In effetti. Ma sì, non è cambiato nulla qua. Cavolo, cavolo serio, questo texture pack è inutile. Ok, mi sa che terremo questa. Anche se non è che sia proprio un miglioramento enorme, però va bene. Meglio di quell'altra che non cambia nulla. Almeno questa cambia qualcosa. Guarda la spada questa, che bella che è. Oddio, lei l'ho visto solamente ora, che bello. Mi devo anche un po' abituare, chiaramente. Vabbè. Allora, mettiamo la crafting table da qualche parte qua, che ci servirà tante volte. E direi di fare qualche libreria. Però c'è un po' di libri. Anche troppi, mi sa che sono questi. Mettiamo qua. Che carine le librerie, dai. Mi piace questa texture. Purtroppo se ci serve altro legno, vabbè, andiamo a prenderlo. Mi sa che è anche notte ormai, sì. Quindi meglio se dormiamo prima di ripartire. E andiamo a prenderci un po' di legno. L'ascia ce l'abbiamo, in diamante ovviamente. Perché qua non si scherza, eh. Guarda che potremmo anche fare un altro piano qua, un po' piccolo però. Magari per mettere un po' di chest. Poi sì, sicuramente cambieremo di nuovo base in futuro. Perché dove sto andando? Ci sono alcune basi già costruite che sono fantastiche. Come tipo il castello che conquisteremo. Potremmo farci una base lì. Qua c'è un albero. E c'è anche una struttura qua ora che sto notando. Strano. Altro dungeon qua? Eh sì, probabile. Come ha fatto a crescere qua? Non ne ho idea. Chissà da dove parte questo dungeon, non penso che sia un semplice dungeon sotterraneo. O che è il continuo di quello che avevamo fatto prima, magari si estende fino là. Anche se non credo, eh. Eh no, arriva fino qui, non penso sia quello. Cioè, non siamo andati così lontani, forse c'è anche l'entrata da qualche parte. Vedremo. Ok, direi che così potrebbe anche bastare per ora, magari dopo ne metteremo anche qui. Ma sì, ne abbiamo 5. Se riusciamo a farne un'altra sarebbe perfetto, così facciamo tutto bello perfetto. Direi di mettere anche qualche torcia, ora che ci penso, perché qua è abbastanza buio. Mettiamole. Carine anche come torce, dai.
Ci potrebbe fare addirittura un altro piano qua sopra, ora che noto. Però sì, non saprei fare chissà cosa, tanto. Prima o poi cambieremo di nuovo casa, quindi. Inutile. L'ossidiana ce l'abbiamo? Mi sembra che avevamo raccolto un po' di ossidiana, però. Non ne ho la certezza, vediamo. Adesso chissà che forma ha l'ossidiana. No, mi sa che non ce l'abbiamo. Vabbè, trovare l'ossidiana non sarà di certo un problema. Alberi strani, per fortuna ci mettono poco anche a crescere, perché il legno ci serve qua. Un po' di chest, ne metterei una sicuramente qui e poi le altre qua sotto. Questo sarà una sorta di magazzino, almeno per ora. Andiamo così, metteremo anche sopra, adesso per ora le mettiamo di qua. Va bene, dai, direi di andare allora un pochettino a esplorare, così troviamo magari un po' di ossidiano. Vedo che c'è della lava di là, quindi se noi ci facciamo un bel secchiello, potremmo farci anche un po' di craftarcela noi di ossidiano, no? Quindi, lascerei comunque qui nella base un po' di zaini, tanto non ci servono. E così non rischiamo di perdere del materiale. Ne porteremo magari solamente uno, giusto per sicurezza. E basta. Facciamoci un secchio. E ok, andiamo. Magari la spada questa lasciamola qua. Giustamente. Qui metteremo più ceste. Qua ho messo le fornaci. E qui non ho messo nulla. Ma rimetteremo qualcosa. Allora, la lava è di qua. Andiamo. Abbiamo sempre un po' di problemi di cibo, però. Vabbè, dovremmo farci un allevamento qua, qualcosa, una coltivazione. Mi sa che ne vale la pena. Ok, già qui c'è della lava. Però non ho l'acqua. Ah, è una sorta di vulcano questo, sì. Sì, è il vulcano questo, cavolo. Questo non mi aspettavo. Quali sono i diamanti? Questi sono diamanti, mi sa. Beh, guardando la minimappa, in quella direzione dovrebbe esserci un laghetto di lava, quindi il problema non si pone. Dobbiamo solamente discendere senza ammazzarci. C'è dell'acqua là, potremmo fare un bel saltino. Oddio. Bene, prendiamoci l'acqua. C'è una struttura strana là. Ah, ecco dov'è la lava. Beh, direi di prendersi la lava prima. Dopo andiamo a vedere anche cos'è quel blocco strano, oscuro. Non sia qualcosa magari di raro che ci serve. Tipo, è un blocco di ossidiana. No, l'ossidiana è più scura, sembra. Beh, noi la prendiamo da qua, l'ossidiana, chi se ne frega. Già che ci siamo, possiamo prendere anche magari un po' di più, così ci facciamo il portale del Nether. Non sarebbe una cattiva idea. No, non ho voglia. Qui sotto c'è qualcosina. Mi sa di no. Si è illuminato tutto così a caso qua. Ah, no, non vedo nulla di strano, a parte uno scheletro che si sta avvicinando. Niente, andiamo. Boh, non so cosa ho raccolto. Andiamo a vedere cos'è questa cosa, dai. Mi sa che è ossidiana sul serio. Che cavolo è? Sì, ma è ossidiana sul serio. È un blocco d'ossidiana. Qua c'è anche la giungla. Alberi strani. Anche là c'è qualcosa? Beh, visto che siamo qui possiamo dare un'occhiatina, dai. E questo mi sa che è un portale, sì. Oh. Eh sì. Qua un giorno ci andremo. Siamo stati anche abbastanza fortunati di averne trovato uno qua. Dobbiamo andare. Si va in un altro mondo lì, è una cosa strana. Molto strana. Un giorno ci andremo sicuramente. Oh, oddio, uno scheletro, sì, uno scheletro, un ragno così a caso. Semini! Questi potrebbero servirci. Mettiamo qua un po' di cose che non ci servono. Prendiamoci i semini, così ci facciamo una coltivazione. Sì, dai, torneremo indietro. Prossimo video sicuramente controlleremo. Anzi, prossima live, se volete, facciamo il dungeon, quello del castello in live. Invece, prossimo video, controlleremo cos'è questo e forse andremo anche nel portale che vi ho trovato prima. Ci sono alcuni fiori che danno delle cose rare. Però adesso con la texture non li so riconoscere. Quindi niente da fare. Ah, quei fiorellini lì in teoria di notte si aprono e tipo si fanno come una torcia praticamente. Vediamo di prenderli quasi quasi. Sì, posso fare delle costruzioni stupende anche con questi fiori per abbellire. Faremo. Cosa ci fa una palma qua? Almeno sembra una palma. E siamo tornati, finalmente. Che bella la torre, dai. Come base temporanea ci sta. È anche notte, siamo arrivati proprio giusti. Dormiamo subito, così evitiamo di far spawnare mob. E direi di iniziare a craftarci qualcosina.
Eccolo qua. E lo mettiamo ovviamente qui. Che carino, rosso. Noi siamo sì a livello 42, possiamo mettere qua l'oggetto. Perché funziona un po' in modo diverso. Non so se nella 1.5 era così, oppure proprio in questa mod funziona così. E qua possiamo scegliere cosa aumentare, tipo sharpness, possiamo mettere sharpness 5. Così direttamente costa 20 livelli. Ovviamente lo faremo, però vabbè. Invece possiamo anche accontentarci, ma le sharpness 2 costa 5. Ma vabbè, vedremo. Di certo non metteremo incantesimi su questa, perché è già consumata, non avrebbe senso. Ci faremo un altro set, mi sa. Direi di occuparci un attimo per la coltivazione, quindi facciamoci una pala. Ottimo, anche in ferro, chi se ne frega. Ok, già così dovrebbe bastare. Non so se negli angoli... vabbè, se proprio metteremo un altro po' d'acqua qua, non è un problema, di certo. Ah, giusto, per evitare che si ghiacci l'acqua, dobbiamo mettere dei slab, magari, qualcosa sopra. Facciamoci qualche slab, sì, prima che si ghiacci, anzi. In effetti... beh, facciamoci una crafting table anche qua fuori, con una cesta, perché sarebbe abbastanza utile. E comunque metteremo anche qualche altra torcia, tipo... no, sopra non possiamo mettere, giustamente... metteremo comunque delle torce qua, quindi in ogni caso non si potrà ghiacciare. Cioè, non è proprio simmetrico, però chi se ne frega. Da notare lì che c'è tutto del carbone, me ne sono altamente fregato. E iniziamo a piantare questi semini. Metteremo così proprio a caso. Perfetto, pian piano diventerà una coltivazione grande, spero. Mettiamoci una cesta qua e mettiamo all'interno le cose per la coltivazione. Mettiamo anche un po' di piantine, cose di questo tipo. E l'attrezzo, ovviamente, così ci abbiamo sempre pronto. Ottimo. Niente, dai, sistemiamo un pochettino queste cosette. Vediamo se abbiamo qualcosa di utile qua, anzi. Abbiamo un po' di carne qua, infatti, che abbiamo raccolto nel dungeon. Anche questa, va bene. Qualche patata anche, potremmo piantare, effettivamente. Abbiamo anche delle carote, ottimo, ottimo. Infatti, abbiamo preso delle cose utili nel dungeon. Abbiamo anche un po' di grano qua, di già, ottimo. Piantiamole subito. Magari da questa parte, chi se ne frega. E anche le patate di qua. Mettiamo anche questi fiorellini da qualche parte, così vi faccio vedere di notte come sono belli. Ma sì, mettiamoli anche qua, giusto per far vedere. Dopo troveremo magari un punto migliore, se vogliamo abbellire il tutto. Ecco, fatto. È già quasi notte, perfetto, così vedremo subito il fiore in azione. Sì, qua magari è un po' da abbellire, ma chi se ne frega, perché vedere il carbone così non è che sia al massimo. Vabbè. Direi anche di concludere a breve. Spero questo video vi sia piaciuto, chiaramente. Allora, il prossimo episodio di questa serie Exit probabilmente sarà in live e faremo quel dungeon. A seguire invece il prossimo video andremo un pochettino in esplorazione, dobbiamo fare un po' di cosette, tipo andremo nel portale, mi sa, oltre a sistemare un pochettino la base. Questo è tutto. Vediamo se... ecco, si è illuminato, tipo si è aperto, dovrebbe fare luce, infatti fa un po' di luce, adesso non si nota tanto, però fa luce. È figo. Dovevo trovare qualche posizione, qualche punto da metterli, sono stupendi. Vabbè, niente, dai, direi di finire qua allora, come ho detto. Ci si vede domani allora in una live oppure in un video, perché non ne ho idea, penso in una live. Boh, si vedrà. E niente allora, ciao ciao.